Rosa bianca, ali d'amore, numero 2. Sta dormendo. Una signora durante un convegno mi chiese di mettermi in contatto con suo figlio. Mi consegnò la fotografia del ragazzo e rimase in attesa del messaggio. Dopo alcuni tentativi privi di risultato le espressi il mio rammarico. Signora, mi dispiace, ma non riesco ad entrare in contatto con suo figlio. È una situazione a cui non so dare una spiegazione, una cosa mai successa sino ad oggi. Io provo a percepire la sua presenza, ma è come se fosse del tutto assente. Di solito avverto qualcosa, ma in questo caso non sento proprio nulla. Le posso confessare che mi è venuto il sospetto che lei volesse mettermi alla prova. Riesco a captare certe percezioni anche di persone non defunte, mentre in questo caso non avverto proprio nulla. A questo punto la signora, con mio grande stupore, disse: «Lei con la sua risposta mi rende felice». Non capivo. Le dicevo che non riuscivo a mettermi in contatto con il figlio e lei era felice. «Sì», continuò la signora. «Un mese fa mio figlio mi è apparso in sogno dicendomi di non cercarlo perché per 2 mesi sarebbe andato in coma». Non so cosa volesse intendere, ma da quel giorno è trascorso circa 1 mese, non ho più ricevuto messaggi, pur utilizzando un tabellone assieme ad una mia amica. Il fatto che neppure lei riesca a contattarlo per me è la conferma della veridicità del sogno e nel contempo mi dà la certezza che lei è in grado di entrare effettivamente in collegamento mentale con loro. Provai una grande gioia di fronte a quelle parole della mamma che mi fecero capire che non dovevo disperare quando non riuscivo ad analizzare bene le mie percezioni, ma imparare ad accettare ogni evento perché in esso c'è la volontà di Dio. Chiara Estelio Semeraro, info@rosa-bianca.net